Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata del nostro blog. Questa volta ci occuperemo di un software, un VST dedicato ai suoni d'orchestra. Il software si chiama Sinfobia ed è prodotto dalla Project Sam. Fin da ora vi invito a visitare il loro sito che lo potete trovare all'indirizzo www.projectsam.com. Poi nel blog troverete il link diretto da cliccare. Vi ricordo l'indirizzo del nostro blog, visto che ci siamo, che è www.composizionedigitale.com. Sinfobia è una library che si appoggia al famoso player di Kontakt. È una library dedicata ai suoni orchestrali. In particolare ai suoni degli ensemble. È una library differente da, ad esempio, Philharmonic Orchestra, dove abbiamo più che altro un'attenzione per i singoli suoni dell'orchestra, quindi singoli flauti oppure piccoli gruppi di flauti, violini, eccetera, eccetera. Qui abbiamo proprio dei suoni di ensemble che suonano davvero bene, soprattutto per le loro caratteristiche. Riconducibili agli archi che si usano nella musica da film, nelle colonne sonore. Troverete nel blog anche degli esempi che ho realizzato e dove potete ascoltare appunto come il suono di Sinfobia si integri benissimo in un contesto di musica da film. Andiamo a analizzare l'interfaccia, che è quella del classico player di Kontakt, dove abbiamo qui caricata in particolare la library di Sinfobia e abbiamo immediatamente quattro cartelle principali: Stage, Close, Full Orchestra e Distopia 2. Stage e Close si riferiscono, contengono gli stessi suoni con le stesse articolazioni, ma si riferiscono a due diversi modi di microfonare l'orchestra. Per stage avremo un'orchestra che è microfonata in maniera più panoramica, più da lontano. Per close avremo una microfonazione dell'orchestra che contiene all'incirca, che si basa all'incirca su un microfono per ogni leggio, quindi un microfono per ogni coppia di musicisti all'incirca. La differenza di suono è che chiaramente la versione stage ha una sonorità più classica e la versione close ha una sonorità decisamente più moderna. Le altre due cartelle che abbiamo, oltre a stage e close, sono full orchestra, dove abbiamo dei suoni con microfonazione, quindi standard, che contemplano tutta l'orchestra, soprattutto sono degli effetti. E poi una quarta cartella contenente dei suoni che non sono precisamente orchestrali, ma che sono comunque molto utili in un contesto, ad esempio, di colonne sonore, musica film. E la cartella si chiama Distopia 2. Abbiamo dei pad che sono stati creati utilizzando comunque i suoni di partenza che sono in Sinfobia, un'altra directory si chiama Spheres, una cartella si chiama Percussive e una cartella si chiama Keys and Effects. E abbiamo differenti suoni molto, molto interessanti che andremo ad ascoltare successivamente. Una per gli archi, una per gli ottoni, una per i legni. Un altro per le sezioni di archi e ottoni combinati insieme. Poi abbiamo delle sezioni di solo string, una cartella nella quale abbiamo additional content, dove abbiamo dei flauti etnici e una gran cassa. E poi una settima cartella con contenuti bonus, che abbiamo, nel quale abbiamo degli effetti particolari. Per ogni singolo suono abbiamo differenti articolazioni. Come abbiamo accennato prima, è un virtual instrument dedicato ai suoni di ensemble orchestrali, quindi ad esempio non abbiamo singoli violini o non abbiamo singoli contrabbassi o insiemi di contrabbassi e violini. Abbiamo dei suoni che possiamo suonare liberamente
per tutta la tastiera, e nei quali avremo dunque nella parte bassa i contrabbassi, nella parte intermedia i violoncelli, nella parte più alta le viole, che si vanno poi a intersecarsi con i violini. Lo stesso discorso sarà valido per gli ottoni, per i quali avremo tuba e tromboni, e più in alto le trombe, e per i legni, per i quali avremo ad esempio il fagotto, il clarinetto, e poi via via crescendo l'oboe fino ai flauti e agli ottavini. Insomma, questo ci consente molto realismo e anche molta libertà di suonare. Abbiamo poi dei multis, ovvero dei programmi nel quale abbiamo caricate diverse patch contemporaneamente, che ci consentono di creare delle sonorità particolari. Allora, andiamo ad aprire ad esempio la cartella stage, e nella cartella stage prendiamo la sezione dei violini, che si divide appunto in ensemble, effetti, case switch e mood switches. Gli ensemble sono diciamo i suoni più immediati da utilizzare. Ne carichiamo uno. Ci tengo a precisare che tutto quello che sentirete in questo demo ha solo gli effetti che sono proprietari di Sinfobia. Non sono stati aggiunti reverberi, equalizzazioni o cose varie, insomma, che possono comunque aiutare eventualmente a migliorare i già ottimi suoni di questa library. Andiamo ad ascoltare dei suoni suonati molto semplicemente con questa prima patch che abbiamo caricata. Prima, nella parte bassa della tastiera avremo i contrabbassi, salendo i violoncelli, che si intersecano con le viole, che si trasformano a loro volta in violini. Delle cose che possiamo andare a modificare nel menu principale di ogni singolo suono sono ad esempio l'equalizzazione master, che possiamo avere o non avere, il reverbero con la quantità di dry o wet. Ad esempio, sentiamo con un reverbero non è tanto un reverbero che va ad abbellire il suono, non è questa la funzione, ma a dare più che altro un po' di dimensione alla stanza virtuale nella quale questa orchestra viene suonata. Abbiamo poi un'opzione che è molto comoda, che ci consente di effettuare immediatamente il raddoppio di ottava dei suoni che stiamo suonando. È il pulsante appunto Octaver. Abbiamo poi un pulsante che si chiama legato, e un pulsante che si chiama repetition. Possiamo poi aprire degli altri menu, abbiamo main page, dove possiamo andare a controllare altri parametri, ad esempio l'attacco, il rilascio, il sustain e il release. Abbiamo un altro pulsante ancora, dove abbiamo degli ulteriori parametri, che sono
la velocity o il release trigger. Come sentite, se questo comando non è impostato, quando lasciamo il suono cessa improvvisamente. Invece con il pulsante attivato ed è attivato di default, abbiamo il rilascio che ci sarebbe naturalmente quando un insieme di archi smette di suonare contemporaneamente. E in alcune parti di questi campioni si possono ascoltare anche proprio quelli che sono i rumori dell'orchestra. Intendo con i rumori dell'orchestra non solo l'ambiente, ma anche proprio il rumore stesso degli strumenti. Sono tutte quelle piccole, diciamo, imperfezioni simulate che rendono il suono molto reale. Per simulare un'orchestra, quindi, non avrete bisogno di altro che di suonare semplicemente le parti che avete in mente, e il software farà il resto, rendendo tutto il più verosimile possibile. Andiamo ad ascoltare altri suoni, sempre in questa categoria ensemble. Abbiamo ad esempio degli archi con il sordino. Abbiamo poi degli archi con un effetto di tremolo. Sentite ad esempio qui come si sente proprio il rumore dell'archetto sul violino. Chiaramente anche in questo suono possiamo applicare tutte le variazioni che abbiamo visto precedentemente. Andiamo ad ascoltare un altro suono, che è il crescendo. Ascoltiamo poi uno staccato. Lo spiccato, che è chiaramente diverso dallo staccato. Abbiamo poi l'immancabile pizzicato, che è davvero molto bello, e poi abbiamo la variante, se così possiamo chiamarla, del pizzicato del suono con legno. Chiaramente con le dovute
differenze organologiche, tutte queste varianti sono presenti anche nelle altre famiglie di brass, woodwind. Chiaramente la differenza sarà che ad esempio non abbiamo un suono pizzicato sui flauti, chiaramente, ma avremo altre varianti che possiamo utilizzare. Questo è il suono col legno. Per la famiglia dei strings, oltre agli ensemble, abbiamo una cartella dedicata agli effetti. Ad esempio, abbiamo dei cluster. Sono chiaramente tutti effetti utilissimi per le colonne sonore, soprattutto per particolari generi. Abbiamo poi dei glissandi. Abbiamo una categoria di effetti che si chiama Wild Textures. La registrazione di questi sample di orchestra è davvero perfetta. Caricando i suoni della cartella Key Switches, come vedete i tasti blu sono quelli suonabili. E i tasti rossi sono quelli che triggerano le diverse sonorità. Possiamo ad esempio passare da un suono normale ha un suono pizzicato. Ad alte articolazioni. Un po' più veloci in questa sezione dei brass perché comunque abbiamo più o meno le stesse articolazioni che abbiamo visto per quanto riguarda gli archi, con le dovute differenze, come dicevamo prima. Questo è il suono di base, Brass Ensemble Sustain. Anche qui possiamo avere chiaramente il doppio suono dell'ottava. E anche qui abbiamo la tastiera divisa con i tromboni più in basso, con la tuba e i tromboni qui in basso. Andando più in alto abbiamo i corni e infine le trombe.
Andiamo a ascoltare altre articolazioni. Il crescendo con lo sforzato. Questo è lo staccato. Abbiamo poi il suono dell'ensemble con il sustain, però la versione muted. Anche in questa directory dedicata a Brass avremo chiaramente i key switches per passare da un'articolazione all'altra ed i modulation switches per passare da un'articolazione all'altra utilizzando la modulation wheel, proprio come per la sezione degli archi. Andiamo ad ascoltare alcuni suoni della sezione effects, perché chiaramente sono dei campionamenti diversi da quelli che abbiamo sentito prima per quanto riguarda gli archi. Questi sono i cluster con il crescendo. Il note bending. Alcuni suoni tratti dalla directory dedicata ai woodwinds, ai legni. Come sentite, in basso abbiamo i suoni più gravi dei legni, quindi il fagotto. Salendo abbiamo clarinetti, oboi e flauti. Ascoltiamo altre articolazioni. Questo è lo staccato. Abbiamo questo suono che si chiama Ensemble Woodwind Octave Run maggiore. Abbiamo lo stesso suono con una armonia minore. Anche qui abbiamo una fornita directory dedicata agli effetti, ad esempio ai cluster in questo caso. In una ulteriore directory abbiamo invece suoni nei quali abbiamo già combinati sia gli archi che i brass.
è che qua avremo diverse articolazioni possibili da utilizzare, è come per gli altri suoni, il crescendo, il marcato e diversi tipi di staccato, insomma. Esplorando un'altra directory, chiaramente anche per questa directory dedicata agli archi e ai brass combinati insieme, abbiamo la possibilità di avere dei tasti triggerati per passare da un'articolazione all'altra o di cambiare articolazione utilizzando la modulation wheel. E anche qui abbiamo una directory dedicata a tutti gli effetti. In questo caso gli effetti sono combinazione di archi e di ottoni. Andando avanti, abbiamo una directory dedicata ai solo string ensemble. Ci è utile per effettuare delle piccole parti soliste, diciamo. O anche per rinforzare con un raddoppio delle parti che sono più orchestrali. Nella cartella Additional Contents abbiamo dei suoni etnici di flauto che sono lo shakuhachi, il duduk e il flauto degli indiani d'America. Ascoltiamo ad esempio alcune frasi suonate col duduk. E poi abbiamo una piccola directory dedicata ai suoni di gran cassa, suoni di gran cassa hits. Abbiamo poi una cartella che si chiama Bonus Content, dove ci sono ad esempio degli effetti assortiti di vario tipo. Sto glissando quasi infinito. Tornando indietro di una directory e ritornando nella directory principale dove abbiamo stage close, andiamo a vedere cosa c'è nella directory full orchestra. Abbiamo sostanzialmente tre patch dove abbiamo degli effetti e dei suoni per tutta l'orchestra. I primi sono dei rips. Abbiamo poi degli effetti di crescendo nella seconda patch.
poi abbiamo la terza patch, dove abbiamo, insomma, si chiama Sinfobia Trailer Risers, e sono i tipici suoni che possiamo ascoltare in un trailer di un film. L'ultima directory che andiamo a esplorare si chiama Dystopia 2 e è divisa in quattro sottodirectory: Paths, Spheres, Percussive, Kits and Effects. Andiamo ad ascoltare alcune patch della sezione Paths. La prima si chiama 2012 The Coming. Si tratta di tutti i pad che sono stati realizzati utilizzando comunque i suoni di base di Sinfobia. Ascoltare un altro. Adagio Crisis. Dei suoni sintetici ma con una componente di base acustica. Abbiamo un'altra ancora, si chiama Revelation. L'altra directory invece contiene, si chiama Spheres e contiene degli effetti simili, ma dove si avverte di più la componente, diciamo, synth. E un altro suono si chiama Stereo Hero. Un altro che si chiama Ghostly Wind. Abbiamo poi l'altra directory che si chiama Percussive, dove abbiamo appunto dei suoni di percussione. Questo si chiama Love Boom. E un altro di quelli percussivi, Punch Blue. Nella ultima directory, che si chiama Kits and Effects, troviamo appunto dei kit. Sono, ripeto, delle sonorità sintetiche che però sfruttano di base i suoni della libreria di Sinfobia. Un altro. Chiaramente sono stati tutti effettati a dovere. Questa Dystopia 2 non è la parte, diciamo, fondamentale del
di questo software, però è un'aggiunta, un materiale bonus che ci può risultare molto, molto utile nelle nostre produzioni. Andiamo ad ascoltare adesso, dopo aver ascoltato gli strumenti singoli, alcuni esempi di programmi multipli. Sono delle combinazioni di diverse patch degli strumenti che abbiamo visto prima. Ce ne sono diversi a disposizione, altri potete chiaramente crearli combinando le varie patch che abbiamo ascoltato precedentemente. Ascoltiamo ad esempio uno che si chiama Blockbuster, che ci dà già un'idea di che tipo di sonorità andremo a ottenere, quindi molto cinematografica, moderna. Chiaramente il tempo di loading in questo caso sarà maggiore perché vengono caricati diversi strumenti. Non solo abbiamo ad esempio wind staccato, string staccato, ma abbiamo delle combinazioni già nel singolo suono. Qui abbiamo uno string brass staccato più PRC, ovvero abbiamo anche delle percussioni. Quando utilizziamo questi programmi multis è utile non indicare un preciso canale MIDI sulla traccia che stiamo utilizzando, ma utilizzare il comando qualsiasi, così possiamo suonarli tutte le patch contemporaneamente. In questo caso abbiamo degli strings, abbiamo string brass più timpani, sono splittati nella parte bassa, abbiamo wind sustain che raddoppia la parte dei brass e dei violini, ed infine un low string con un sintetizzatore, con suono singolo. Devo ascoltare un altro multi. Questo si chiama ad esempio Cat and Mouse. Sentire chiaramente come si tratta di una sonorità adatta a dei cartoni animati. Sono presenti parecchi programmi di questo genere, chiaramente non possiamo ascoltarli tutti. In conclusione di questa recensione non posso che dire, o meglio ribadire, perché comunque il programma, quello che avete ascoltato, davvero parla da solo. Che si tratta di un ottimo software di insieme orchestrali che in congiunzione con altri VST, ad esempio più dedicati alle percussioni, oppure altri VST come EvoCity Evolve, può farvi ottenere davvero degli ottimi risultati per le vostre orchestrazioni. Può essere utilizzato anche semplicemente da solo o anche
come rinforzo ad altri software orchestrali che state già utilizzando. La sonorità è davvero molto bella, molto moderna. Vi invito ad ascoltare dei demo che ho linkato al link che troverete nella pagina del blog www.composizionedigitale.com. E tutti gli esempi sono stati realizzati utilizzando Sinfobia come orchestra principale. Vi consigliamo di visitare il sito di Project Sam, del produttore Sinfobia, che è www.projectsam.com, e di ascoltare anche lì altri demo, di guardare anche gli altri prodotti che sono stati realizzati da questa software house specializzata in library con suoni cinematici. Ciao a tutti!